Quanto ti costa non formarti? Non costa niente? Sei proprio sicuro? Il cliente è andato dal tuo competitor che si è formato. Ti è costata la perdita di un cliente. Un cliente che viene da te e cerca di fare qualcosa che non sei capace di fare, ti obbliga ad avvalerti di un collaboratore che ti chiederà una percentuale di quel guadagno che invece avresti potuto avere per te e ti è costato un'altra volta. Non avrai accesso non solo alle competenze, ma al capire le competenze stesse. Che tu lavori in campo artistico, che lavori in altri settori, non avere il know-how per capire cosa si sta muovendo intorno a te non ti permette neanche di vedere cosa c'è intorno a te. Ti costa la cecità a livello professionale. E sono le prime tre cose che mi sono venute in mente a ruota libera in un solo minuto. Prova a pensare tutte le altre, anzi ti lascio con questo compito, prova a immaginare quante cose comportano un costo effettivo di cosa viene a mancare, di cosa vieni a perdere se non sei in grado di capire che la formazione è fondamentale in qualsiasi settore per tutti. È qualcosa che se non hai tu avrà qualcun altro. Ti costa perdite, ti costa denaro, ti costa anche ignoranza e secondo me è il costo più grande che puoi sopportare nella tua vita. Perché non c'è una cosa più bella che sapere, che informarsi, che aggiornarsi, che godere con questi strumenti nuovi il mondo che abbiamo intorno, specialmente se si parla di un mondo artistico, di un mondo professionale in continua evoluzione e che ti permette di apprezzare ciò che hai scelto come lavoro, come hobby, come passione. Il costo di non essere aggiornato è uno dei più grandi che puoi sopportare nella tua carriera lavorativa e nella tua vita. Non commettere questo errore.